Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato dopo alcuni giorni a fare un controllo nel bosco. Qua sta piovendo di continuo, sono 4 giorni che piove, anche adesso sta gocciolando, danno ancora pioggia, le temperature sono di un freddo ancora intenso. Per questo weekend sono previsti 5 gradi di minima e bora forte, quindi veramente sarà molto difficile trovare i funghi in queste situazioni. Sono in bosco col Papi, sono a Morchelle. Bisogna stare attenti perché c'è veramente stato un diluvio universale. Sono con gli stivaloni, quelli per andare a trote. Guardate, guardate, stivali in PVC. Non li consiglio assolutamente a chi va a cercare funghi in montagna, anzi anche gli stivali normali sono molto pericolosi. In montagna andate con gli scarponi, qui però sui fiumi, pianura, vicino alle spiagge dove ci sono zone da guadare, piove spesso come in questo periodo, anche gli stivali non devono mancare nel vostro abbigliamento. Guardate, ho iniziato a trovare delle splendide morchelle. Guardate le dimensioni. Questa morchella è grande come la mia mano. Ce ne sono delle altre qua in giro, le ho già viste. Ho trovato anche questa. Questa più piccolina, e c'è il Papi che le sta pulendo sul posto, perché vi ricordo va subito e sempre effettuata la pulizia già in bosco in modo da aiutare i funghi a sporificare. Andiamo a prenderla, eccola qua ragazzi, morchella esculenta. Ascomicete primaverile che si rinviene da marzo ad aprile in tantissimi territori italiani. Guardate che bella. Altre spugnole ragazzi qua dietro nascoste, sono in mezzo agli alberi, vedete ha piovuto, è difficile, non è un territorio facile in questo momento, si scivola un botto, guardate alcune mangiate dalle lumache, sono ancora belle però. Eccole un'altra ragazzi, guardatele, si nascondono ma anche se sono dietro le foglie riesco a trovarle, guardate che belle. Già anche pulite perché ha piovuto. Molto bella.
quest'altra ragazza poverina me l'hanno calpestata, guardate le persone che sono state prima di me, oltre ad averla non vista, dimenticata, l'hanno calpestata. Poverina, poverina. Adesso la curiamo e la portiamo a casa anche questa. Volevo chiedervi, siccome nei video precedenti ho provato a montare un microfono esterno per aumentare e migliorare la qualità nelle mie pubblicazioni, vi dà fastidio a volte se in primo piano quando mi riprendo vedete il pelo del microfono dell'antivento? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, se ad alcuni dà fastidio lo toglierò dalle immagini, se però a nessuno dà fastidio oppure non l'avete nemmeno notato, continuerò a tenerlo perché per me un microfono rivolto verso il viso secondo me arriva a un punto talmente vicino alla mia bocca che quindi anche se c'è vento o sto camminando il suono vi arriva sempre, anche il parlato, in maniera ottimale. Un'altra spezzata ragazzi, sacrilegio, sacrilegio. Alcuni esemplari ragazzi sono già in avanzato stato di degrado dopo le piogge, sono gialle, quindi ci stiamo avviando ragazzi verso la conclusione delle morchelle in fascia collinare. Ok ragazzi, gira qua, gira là, è già più di un'ora e mezza che siamo nel bosco. Mio papà ha trovato anche lui le sue, abbiamo fatto circa una decina a testa, quindi 20 morchelle in totale. Come ci aveva anticipato un vecchio veggente che ci ha trovato prima che entrassimo nel bosco, ci ha detto ragazzi io vengo qua ogni giorno a farmi la mia passeggiata col cane e non troverete più di 10 morchelle perché probabilmente anche lui viene a cercarle o anche lui buttava l'occhio e più o meno la media di raccolta in questo periodo è questa, quindi probabilmente io vi posso dire o per il freddo o per le piogge troppo insistenti in questi giorni. Di solito sono abituato a cercare morchelle quando metto le maniche corte, quindi in situazioni che fa già caldo. Con questo freddo, con minime veramente basse, probabilmente la crescita si è molto rallentata e anche il numero delle morchelle è molto rallentato, perché vi ricordo annate particolari, quando ha piovuto prima, con bolle poi di calore in un secondo momento, ha fatto 200, 250, 300 morchelle a buttata, a volte che sono uscito praticamente. Sono tornato a casa sempre con i miei 3 kg di morchelle. Ad oggi invece, in queste uscite dell'ultima settimana, ne ho trovate davvero poche e la media è sempre quella 10, 30, 20, 16 ad uscita, quindi sono stato anche in pineta, i pioppi sono attualmente fervi, non ho fatto un ulteriore video per ricordarvelo, quindi potete anche voi scrivermi semplicemente qui sotto come nella vostra zona, a che punto è il frassino, a che punto sono i pioppi. Io spero veramente non sia già finita per le morchelle, spero che si riprendano, anche se dura, perché le ultime esculente che ho trovato erano veramente grandi e gialle e quando è così sono le ultime spugnole che si trovano. Poi bisogna salire di più in quota fino ad arrivare alla montagna. C'è stato però qualche volta a Pasqua, quando Pasqua era in ritardo verso gli ultimi del mese di aprile, che ho trovato le spugnole in pineta, quindi non demordo. Mi raccomando, un saluto anche dal papi là dietro che ancora che continua a cercare morchelle. Non ci sono, non ci sono. Non le trova, non le trovate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, restate aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo video.